Ed eccoci qui per un nuovo video, carissimi amici, un altro abboccamento tra di noi. Ecco, la vostra dalgista vi vuole stare vicino, vi vuole consigliare, non vi vuole mai abbandonare. E allora, carissimi amici, oggi parliamo di tecniche di seduzione, perché so che con questa quarantena ci sta molta crisi nelle case, So che vostro marito non vi desidera più, so che vostro marito si è smosciato, che questo Bundesbank non c'ha più quei spread di una orda, quei picchi, no? Che il borsino è in forte calo, ecco. E quindi io sono qui pronta a consigliarvi come riappicciare vostro marito, come riaccendere quella carica erotica che c'era un tempo, e che adesso non c'è più, perché vostro marito, quando voi passate in casa, so che vi butta anche il sale Marino Grosso, perché dite che porta sfiga, che voi portate sfiga. No, 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 no. Possiamo sempre, noi donne, riconquistare i nostri uomini con delle tecniche di seduzione che io questa sera vi consiglio. Vi ricordate il film Basic Instinct di Sharon Stone? Vi ricordate l'indimenticabile scena dell'accavallo della zamba? No, indimenticabile, quella me la dovete imparare a fare, me la dovete provare. Ecco, ovviamente, quando voi volete conquistare a vostro marito, questo accavallo deve essere lento, deve essere fatto sul ciglio del letto, deve essere fatto, ecco, non con un pigiama de fustagna, voi dovete introdurvi in camera quantomeno con un bel baby doll, ma non un baby doll qualsiasi, un baby doll trasparente, giro passera. Mi raccomando, giro passera è fondamentale. E quando voi mi entrate in questa camera pronte con questo accavallo che avete provato precedentemente, voi altri vi dovete poi produrre in un'altra tecnica di seduzione che questa sera vi consiglio caldamente. Il vecchio, caro, immancabile, immarcescibile spogliarello. Lo sapete fare lo spogliarello? Ma anche quello me lo potete provare. Voi dovete entrare in camera con sto baby doll, con sto sguardo un po' penetrante, con questa bocca a pipiscio, mi raccomando, la bocca a pipiscio. La bocca a pipiscio è importantissima. Quindi mi provate anche questo. E la vostra dargisa ha pensato anche la musica giusta per questo vostro spogliarello, per riconquistare vostro marito e ritornare a quei Bundesbank della volta. Siamo pronti con la musica per lo spogliarello? Entrate in camera con il baby doll giropassera trasparente, pronte per l'accavallo. Entrate con questa musica che sta per partire e che io ho pensato per voi. Mi dovete fare tutto. Ecco, eccola. Ecco, voi lo guardate negli occhi con questa bocca a pipiscio e dite: convincenti, eh? Ce lo dovete far credere, capito? Lo dovete scallare, lo dovete impicciare come tizzo. Lo dovete proprio, ecco, che lui a un certo punto è pronto. Pronto a cosa? Pronto a monta su. E mentre lui sta per monta su, voi cosa dovete fare, amiche? Ascoltatemi bene. Voi, nel momento esatto in cui su monta su, voi altri spiccete la musica. Ecco, e lo fate calaggiù, lo fate calaggiù, perché l'uomo si deve picciare, si deve scallare, dovete dare l'illusione che voi ci state, ma poi voi fate come Claudio Vaglioni, vi sciacquate dai coglioni, ritornate in cucina a fare la pizza e isso continuerà, diciamo, a corteggiare il termosifone. Fate caso che ultimamente sta corteggiando il termosifone, io mi preoccuperei se fossi in voi. Seguitemi questi consigli, che sono consigli d'oro, che sono consigli che io ci acchiappo, io vi governo, io vi dirigo, io vi massaggio. E io vi saluto a questo punto. Grazie amici, mi raccomando, fatemi sapere come è gita. Ciao.